Buongiorno a tutti! Scusate se sentite questo rumore, ma il condizionatore con queste luci, con questo caldo, non si può registrare senza. Allora, in questo video vi faccio vedere la nuova collezione Mermaid di Nabla, scusate la pronuncia dell'inglese, che è questa qui, è ispirata alle sirene, quindi tutti i colori metallici, diciamo per quanto riguarda gli ombretti, ed è formata da 6 ombretti refill, ma in realtà se non sbaglio sono un po' tutti refill, e poi ce ne sono 3 in cialda. A me me ne hanno mandato 6 refill, che sono questi qui, e ora ve ne parlo, un blush e il rossetto. Sono, diciamo, 3 giorni che la sto utilizzando a più non posso, quindi tutta la giornata ho provato tutti gli ombretti fino adesso perché li ho mischiati tra di loro e più o meno un'idea me la sono fatta. Ovviamente non può essere una recensione di un mese, cioè nel senso, però volevo già farvela perché mi avete richiesto in tantissimi che cosa ne pensavo. Io cerco di montare il video stanotte in modo che per domani sarà online. Diciamo che il colore che mi fa impazzire di più è Juno Moon, che è questo rosso caldo, però che con riflessi che comunque vanno nel lilla, se ci fate caso, comunque leggermente vanno nel lilla. Ma ho utilizzato oggi questo qui che è Calypso, che è molto molto bello, anche questo molto metallico. Oggi ho utilizzato di nuovo anche Cleo, che è quest'oro freddo, ma non è manco tantissimo freddo. E poi ci sono questi 2 colori qui che sono un po' simili a Water Dream. Non so se vi ricordate di Natale quell'ombretto, adesso ve lo mostro, eccolo qua, che ha questi glitter in riflettore, cioè in superficie, scusate, che si può utilizzare sopra qualsiasi ombretto per dare questo effetto bagnato. E questi 2 sono glitterati, attenzione, quindi se non amate glitter state lontani da questi 2, però io le reputo veramente molto particolari e passepartout, che vanno dappertutto. Infine c'è quest'altro che è l'unico verde della collezione, è un verde blu, anche questo molto particolare e fantastico sugli occhi nocciola caldi, che mettono in evidenza appunto il colore caldo dell'iride. Vedete come bollo? Invece questo qui e questo qui, vedete come sono? Hanno questa micro riflettenza. Ed infine vi faccio vedere questo, anche se mo vi faccio vedere il make up che ho fatto stamattina. Ecco, allora questo è il trucco. Qui ho messo Calypso, che è questo lilla metallico, e qua ho messo Chloe. Devo dire la verità, Chloe non mi ha fatto impazzire, mi aspettavo un po' di più. Però nel punto, diciamo questo qui sul dotto lacrimale, ho messo un altro ombretto che è di neve però, che si chiama Snob, che è il mio preferito, è bellissimo. E poi ho sfumato un po' di nero nella pieca per dare un po' più di profondità e allungare un po' di più l'occhio. Mi piace, cioè mi piace molto Calypso come ombretto e la maggior parte degli ombretti tranne Cleo, che non mi fa impazzire. È un oro che però sulla palpebra perde un po', però Calypso, vedete, cioè è qualche cosa di... è bellissimo. Invece queste sono le labbra, truccate da stamattina alle 8 e sono le 3 del pomeriggio, ho pranzato e ho solo semplicemente rimesso un po' il rossetto al centro, dura tantissimo, i rossetti di Nabla veramente sono fantastici, inizialmente sono cremosi, poi iniziano un po' a seccarsi piano piano, hanno una base siliconica, quindi proprio per questo restano morbidi e non sono come le tinte, perché le tinte hanno una base alcolica, quindi seccano le labbra, invece questa tipologia qui veramente la trovo confortevole, bella, meravigliosa. Una cosa che però voglio dirvi è che sul contorno ho messo una matita di Kiko un po' più scura, quindi vedete il colore è leggermente differente rispetto a quello che è, ed in effetti è questo. Questo è Closer, che vedete che è questo pesca rosato, cioè un po' di rosa all'interno, ed è, diciamo, sulla stessa scia di Balkis, però molto più chiaro. Questo è Balkis. Ed infine in questa parte qui, questo è Ombre Rose. Sono differenti, sono tutti differenti. Vedete, Ombre Rose c'è molto più rosa dentro. Non so se sono a fuoco o no, comunque. E quindi ovviamente promuovo, perché già l'ho utilizzato per 3 giorni e un'idea sui rossetti soprattutto ve la fate,
Closer, ma come tutti i rossetti di Nabla li trovo eccezionali. Una cosa che volevo anche dirvi, che io solitamente, se mi seguite, sapete che io preparo una pochette di ritocco per le spose, che regalo se riesco a parlare oggi, e all'interno delle pochette ultimamente sto mettendo anche i rossetti Nabla, proprio perché molti rossetti Nabla secondo me hanno anche una durata maggiore rispetto a quelli di MAC e soprattutto sono molto più confortevoli. Quindi veramente, se fate un ordine da Nabla, prendete qualche rossetto, perché i rossetti secondo me sono il top di Nabla. A seguire vanno gli ombretti, la matita nera, l'oro, la Bombe in Black. Non ho mai provato il mascara, però in generale mi piacciono molto i correttori, l'ho ricomprato da poco. Insomma, veramente i rossetti sono fantastici. Poi ho ricevuto anche Kendra, che è questo blush qui. Sapete che i blush di Nabla, questi qui, sono refill, che diciamo che non so bene come si tolgono, comunque si toglie dalla cialda e ve la potete mettere dentro la palettina vuota, non piena che sta cascando tutta, una palettina vuota. Io ho ricevuto un po' di tempo fa, quando sono usciti i nuovi blush di Nabla, la palettina con tutti i blush, non tutti i blush perché ne sono usciti un sacco, me ne hanno mandati 6. E mi sono fatta già un'idea da lì e vorrei farvi una recensione a parte per quelli. Per quanto riguarda Kendra, invece, vi posso già dire che mi piace tantissimo. L'ho utilizzato sempre per questi 3 giorni, ma per farvi capire, l'ho messo stamattina e non mi sono ritoccata. Ho messo solo un po' di cipria nella zona T, ma il fard che vedete qui è da stamattina. Quindi, al di là del fatto che il colore è molto bello ed è super versatile, sia dalle carnagioni più scure a quelle più chiare, perché vedete che sono un po' abbronzata e mi sta bene, non è eccessivamente rosa freddo, quindi non stona col mio incarnato, vi posso straconsigliare Kendra perché è veramente molto molto bello. E niente, io spero che questa piccola recensione vi sia stata d'aiuto. Io, fatemi sapere che cosa avete comprato, cosa comprerete, come vi siete trovate, che cosa mi potete consigliare magari che manca di questa collezione, magari l'altro blush se l'avete provato, non so. E vi do un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!